Buongiorno dal Cairo, mi hanno detto che sono il primo tra i corrispondenti all'estero a raccontarvi in qualche modo la propria giornata e il proprio lavoro in una sede lontana alla periferia dell'impero, che nel mio caso è Roma. Allora, per prima cosa è quando arrivo in ufficio e in tempi di coronavirus prendo l'ascensore, ovviamente da solo. Pensate che dovevamo cambiare sede perché questo palazzo dovrebbe essere buttato giù tra pochi giorni. Ovviamente, visto il periodo così disperato, così difficile che stiamo vivendo, tutto quanto è rimasto fermo. Ecco, evito di toccare le cose. Salam aleikum. Ahmed mi ha aperto la porta. Ahmed è il nostro producer, qui lavoriamo in queste ore con il 50% del personale, il resto è a casa di smart working quando è possibile, oppure in qualche modo a seguirci senza avere la presenza in ufficio, uno rigorosamente per ogni stanza, non di più. La prima disposizione per tutti quanti coloro che vengono in ufficio è la misurazione della febbre. Questo ci è stato indicato dall'azienda. E quindi c'è Cinzia che in qualche modo ha cambiato lavoro, da amministratrice è passata a vigilatrice per l'ufficio. E tutte le mattine misura la febbre a chi entra e ci dà il responso dicendoci se appunto possiamo continuare a svolgere la nostra attività nell'ufficio, oppure se abbiamo la febbre tornare a casa e ovviamente chiamare i sanitari e vedere che cosa ci capita. Solo ora possiamo dare un'occhiata a quello che accade fuori, sono nel mio ufficio, nella mia stanza da solo, quindi mi posso togliere la mascherina, vi posso raccontare quello che accade nel continente africano e nel mondo arabo del quale mi occupo da questo osservatorio del Cairo. Entrambi sono stati toccati solo marginalmente dalla diffusione del virus e non certamente con i numeri, almeno ufficialmente, che si sono registrate in altre zone del mondo. In particolare il paese più colpito, per esempio, del continente africano è il Sudafrica, dove è terminata da poco l'alta stagione, la stagione turistica, ma ci sono intorno ai 6.000 casi, stessi numeri che ci sono in Arabia Saudita, invece il paese più colpito tra quelli arabi. Perché? Perché ci sono stati i pellegrinaggi verso la città santa di Mecca e Medina, quindi c'è stato un grande movimento. C'è anche poi un grande movimento di lavoratori stranieri che vanno e vengono da quelle zone del Golfo, specialmente del Golfo. Però dicevo, sono numeri assolutamente limitati rispetto a quelli che si sono registrati in altre parti del mondo, ma nonostante ciò l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ora le Nazioni Unite con ripetuti allarmi, e gli esperti locali dicono che il rischio che in queste zone del mondo ci sia una ecatombe è molto alto. Perché? Vediamolo insieme, per due motivi nella sostanza. Il primo motivo è la questione sanitaria, la carenza della sanità in un po' tutto quanto il continente. Vi faccio degli esempi, per esempio soltanto in Africa, su 54 paesi che la compongono, in 43 ci sono appena 5 posti in terapia intensiva per ogni milione di abitanti. Poi c'è la questione dei tamponi, ne sono stati fatti pochissimi, certamente il numero è insufficiente rispetto al fabbisogno che ci sarebbe stato per monitorare con effetti sicuri la popolazione. Un ultimo esempio per rimanere in questo primo aspetto, la questione dell'acqua, l'accesso all'acqua e al sapone per 74 milioni di abitanti del continente africano
cristiano, 10 soltanto nell'Egitto nel quale mi trovo, non c'è, non è possibile. Quindi il grande problema anche della sanità, ma anche igienico, proprio nel senso stretto del termine, tanto più aggravato appunto dal periodo difficile che stiamo percorrendo. Il secondo motivo invece è stato ben riassunto dal ministro delle religioni egiziano, il quale ha parlato in televisione e ha detto subito una frase, diciamo, piuttosto lapidaria, piuttosto forte, che molti non avrebbero voluto sentire, cioè ha detto: la malattia più grave dei nostri paesi, delle nostre nazioni, è l'ignoranza. Queste cose annunciando nuove restrizioni in occasione della Pasqua degli ortodossi, che avviene una settimana dopo quella dei cristiani cattolici. I copti ortodossi sono tra l'altro la più grande comunità religiosa del Medio Oriente, con oltre 10 milioni di persone, e l'arrivo del Ramadan, che è il mese del digiuno e della preghiera, nel quale tutte quante le chiese, tutte quante le città sante, tutti quanti i luoghi importanti, tutti quanti le moschee rimarranno chiusi, e non ci saranno ovviamente i grandi raduni per le preghiere collettive che si svolgevano e si sono svolti in passato in occasione appunto del mese del Ramadan. Quest'anno tutti quanti pregano e soprattutto mangiano e si raccolgono in casa.